Amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata della COVIDcraft. Direi questa puntata di dedicarci un po' al scavo di risorse e vabbè, cominciamo. Vediamo un po' qua la coltivazione, fa sempre sì. Vorrei iniziare, sempre se la notifica si arriva dalle scatole. Se vedete qualche notifica strana, non fateci caso perché ho installato la versione di sviluppo di Ubuntu e diciamo che non è tanto stabile, quindi ogni tanto cicciano fuori degli errori quella. Allora, vediamo un po', magari per sé che facciamo una bella opera di scavo iniziando da questa parte. Andiamo in questa direzione. Vediamo che cosa c'è da questa parte. Utilizziamo la tecnica che utilizza Minipur, cioè scava, 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 sempre avanti, avanti, avanti. Mettiamo un po' di luce. Vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa di interessante. Più che altro mi servirebbe del metallo per completare l'armatura e mi interesserebbe. Quasi quasi dopo inizio a fare una cosa che sì, una volta sì, diciamo così, una volta che mi faccio l'armatura, mi faccio un po' di picco di metallo e riesco a farmi anche la spada di metallo, mi faccio una bella barchetta e vedo di abbandonare questa zona perché ho bisogno di coltivare roba buona che, come potete vedere, non è un punto tanto buono per coltivare perché non riesco praticamente a peccare niente, cioè a coltivare niente, lentissimo. Intanto si sentono rumori, quindi c'è qualcosa sotto. C'è qualche dungeon, c'è qualche grotta. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Intanto vi tengo aggiornati sulla mia situazione coronavirus, nel tampone fatto giorno 12, cioè ieri, sono risultato ancora positivo, quindi mi tocca, spero pazientare un'altra settimana. Il prossimo tampone mi è stato fissato per settimana prossima, per giovedì, speriamo che finalmente finisca questo periodo, perché non ce la faccio più. Credete voi, cioè, anche voi avete ragione. Adesso mezza Italia è diventata zona rossa, quindi ci sono restrizioni per tutti quanti, però credetemi, sto virus è brutto. Stare con questo virus addosso, con la paura di poter contagiare i familiari, anche se sto isolato H24. Bestia. Comunque cerchiamo di essere, no, non posso, non lo dico, cerchiamo di essere positivi, non lo posso dire, pare brutto, eh? Qua non dobbiamo essere positivi in questo caso, giusto? Facciamo, perché sennò qua ci, tanto si sta finendo già il primo piccone. Mi sa che era meglio che facevo l'altra tecnica di mio nipote, che è lo scava scava in verticale. Comunque, iniziamo. Per fortuna sto trovando tanto carbone, almeno è fruttuosa questa giornata di scavo. Vediamo un po'. Chi mi segue sul blog, se notate dei piccoli cambiamenti in questi giorni, che di visualizzazione della pagina, non fateci caso, è che sto testando alcune modifiche da apportare al tema. Anche se onestamente non mi convincono molto.
l'idea era quella di cambiare completamente il tema del blog, perché attualmente sto modificando quello già esistente, che per carità non è malvagio, da quel che so anche l'autore del tema sta anche lavorando per fare un aggiornamento, su ciò lo vedremo prossimamente, però la leggibilità dei contenuti non è il massimo, specie su dispositivi mobile, e quindi andrebbe modificato. Comunque, restando su Minecraft, vediamo se riesco. Sto scavando da tanto tempo, però manco l'ombra di un po' di metallina. Un altro punto luce. Una volta che finiscono le fiaccole, mi sa che me ne torno sopra. Finiranno prima le fiaccole che i picconi. Riuscirò a trovare un po' di metallo, cara. Mannaggia la paraposta. Ok, questa direzione non è tanto stata fortunata. Con questo livello di salute è meglio che non mi avventuro da quella parte. Se no, è capace che faccio una brutta fine. Nel frattempo mi sentite meglio perché ho attaccato finalmente il microfono. Per ragioni di tutti voi. Sperando che funzioni a dovere. Cioè, se l'ho messo alla giusta distanza e se viene riconosciuto come si deve dal coso qua, dall'OBS. Anche visto e considerato che, come vi dicevo, ha cambiato versione di Ubuntu. Non so perché ho fatto questo cambio, non lo so, non mi aspetto. Comunque, allora, iniziamo a mettere un po' di... posso fare un panino. Meno male. Subito. Quasi quasi deposito tutto qua. Anzi no, facciamo così. 20. Mi faccio qualcosa. Devo prendere il mio legno. Prendiamo un po' di legno e facciamo un po' di bastoncini. Questo qua si inizia a fare già la barca. Fabbrichiamo qualche torcia. Meglio sempre averne in abbondanza. E ci facciamo una barca. Che devo anche iniziare ad andare un attimo a cercare di farmi un po' di legna. Perché sto finendo la legna. Vediamo qui. E ci facciamo qualche altro piccone. Andiamo a sì.
Secondo voi dovevi piantare qualche altra cosa, però non c'è problema. Vedo che... zombie. Che faccio? E se vi è piccato un ragno? Sì, cacchio di stronzi. Un po' di farina rossa. C'è anche un creeper. Meglio che iniziamo. Lo andiamo a eliminare perché sennò. Però qui non tutte le esplosioni vengono così nocere. Altro carbone. Certo, mi potevo risparmiare i danni. Visto e considerato che non c'è niente da mangiare, vabbè. Cioè, non c'è niente da mangiare, dite voi, c'hai tutte quelle pecore, c'hai tutte quelle galline, c'hai le mucche, non c'è niente da mangiare, lo so, però vi ho detto, sono vegetariano, quindi voglio fare il vegetariano anche in Minecraft. Che cosa stupida, però. Infatti non vi ho mai raccontato, io praticamente sono vegetariano da... svariati anni, ero ancora vivo Aki, mi sembra che avevo 2 anni, no, 1 anno, 2 anni. Sì, dopo 1 anno circa di convivenza con Aki, che è il mio amico, cucciolone, era un Siberian Husky, e niente, a distanza di un paio d'anni di convivenza ho realizzato che forse non era il caso di mangiare più animali. Vedete voi che cosa c'entra con un cane. C'entra perché quando inizi a vivere con un animale, inizi a guardare, o meglio, io ho iniziato a guardare gli animali anche con un occhio differente. Quindi mi sono convertito. E sono diventato vegetariano. Vedete, vi ripeto a tutti quanti quelli che conosco, perché quando si diventa vegetariani, a parte che battute che ti devono fare in continuazione, perché ovviamente se non ti fanno che battute le persone stanno male, ma poi qualsiasi evento, qualsiasi festa, sei sempre quello di problematico, non ti chiamano più perché giustamente dici che ti deve mangiare questo. Matrimoni qui al sud, quelli poi sono. Sapete bene che noi qui al sud abbiamo l'usanza di fare i matrimoni, quelli con pranzi chilometrici, e anche in quel caso, è brutto essere vegetariani, perché alla fine ti trattano, non si sanno mai che cosa portare ai matrimoni, quindi alla fine ti ritrovi, come nel mio caso, sempre a bere. Io, gli ultimi matrimoni, sono diventato vegetariano, matrimoni, comunioni e battesimi, me li sono fatti tutti quanti bevendo e mangiando tipo qualche vaso, qualche pizza o qualche cosa del genere, qualche primo che potevo mangiare. Nel frattempo mi arrivano messaggi dal gruppo di Marcos Box su Telegram, che vi invito ad iscrivervi tutti quanti. Io mi sono fatto la barchetta, ma dove c'è l'acqua che posso esplorare? Da nessuna parte. Io mi sto anche allontanando troppo da casa e lo so che già che finirà male, però vuol dire se c'è dell'acqua da qualche parte. Questa direzione non c'è niente. Vediamo se in questa direzione trovo qualche cosa, magari trovo qualche villaggio, qualche...
po' più. Però c'è un po' d'acqua qua, no. È un galetto. Ah, l'altra volta avevo preso anche sti cactus, del cactus. Oh, prendiamo un po' di cactus. Prendiamo un po'. Prendiamo anche un po' di sabbia. Non basta mai. Prendiamo qualche altro cactus. Facciamo qualcosa, perché l'altra volta avevo visto che si sbloccava una ricetta, però non so che cosa serve. Vediamo un po'. Torniamo a casina. Era da questa parte, sì. Quando è bello, una scala naturale. Vediamo, diamo di casina. Oh, cazzo. Io devo stare attento quando cammino. E così come nella vita reale, dove sono capace di cadere ovunque, cado spesso e volentieri, anche in Minecraft, come avete avuto modo di vedere, ho la caduta facile. Si cuociono questi, che si fanno? Vediamo un po'. E che ci fa? Ah, colorante vero. E che cazzo ci faccio con colorante? Togli, non mi serve niente. Colorante vero. Cioè io ho fatto tutto sto casino per ottenere dello stupido colorante. Perfetto. E chi lo sapeva? Lo dovevo sapere. Mannaggia alla patosca. Mettiamo un po' di ordine qua. Questi mi servono qua, così mi faccio. Mi pianto due cactus, va? Manco la canna pesca esce, come si dice. Va, piantiamo altra canna da pesca. Canna da zucchero, cioè. Mettiamo una qua. E mangiamo il raccolto. Che possiamo fare qua? Zucchero? Zucchero. Però con lo zucchero e le uova, che mi posso fare? Che posso cucinare di cibo? Vediamo se si è sbloccato qualcosa. No, niente. Ah, l'altra volta avevo detto che devo fare un fuoco da campo. Che lo posso fare con la carbonella. Anche col carbone. Tre cioppi. Faccio un bel fuoco da campo. Che serve il fuoco da campo? Infatti mi servirà per orientarmi, quindi me lo metto e se lo metto qua lo fuoco a tutto io. Facciamo una cosa strana. Posso mettere qua sopra il fuoco da campo? Sì. È strano. Pure non sembrava così tanto alto. Vabbè. Barchetta. Dove la parcheggia? La barchetta si sta facendo pure notte, mo mannaggia la patosca.
Prendiamo un po' di legno, che avevo detto che dovevo prendere un po' di legno per aumentare un po'. Legna. Gli obiettivi di questa puntata sono praticamente tutti vanificati. Perché non sono riuscito a fare niente di quello che... Però forse posso fare quell'altro obiettivo che avevo. Visto che ci troviamo, vediamo se riusciamo a trovare un bel ragnetto in modo tale da riuscire a farci una bella canna da pesca. Vedete quanto è bello? Oh. Sì, anche a distanza non mi guarda. Vediamoci pure questo, così ci facciamo un altro paninozzo. Ok, devo mettere un po' più di luce qua. Mettiamo una qua. E uno qua. È tutto bello illuminato. Sembra di luce moderna, ecco. Mamma mia. Casa tutta illuminata. Sta la discoteca qua. Ecco i ragnetti. Scusi signor ragno, ragno. Adesso tu, scusi, l'ho fatta apposta. Mamma mia, ma ci muoio qua. Che cazzo di vita che mi ha tolto. Chiudi. Pescare, ci vogliamo qualche cucciolino. Ci tengo a sottolineare che nella realtà sono vegetariano, gatto o vegetariano, quindi dove metto sta roba? Dove metto tutta questa roba? Quindi mangiare pesci nella realtà, ma l'ho detto così, è un po', vabbè, allora, adesso che abbiamo la canna da pesca, abbiamo anche qualcuno che sta facendo qua fuori. Dietro la porta proprio, perché sta anche. Che l'acqua stava da questa parte, una pozza d'acqua, eccolo qua. Peschiamo, peschiamo. Sono due addirittura di schermo. Qui arriva, vaffan. Oh, è che muore. Scusa.
Mi hai dato niente, mi hai dato manco tre frecce. Cacchio, ci devo fare tre frecce. Non lo stavo tanto stronzo. Vai, io solo. Vai, io solo. Di scheletri, piantiamo qualche torba, no? Anche se quasi quasi è meglio che non mi... no, va bene, mettiamo una mossa e uno qua, mucca, una rovina, vogliamo nostra gallina, poi un po' di gra. Sparita la gallina. Ah no, eccoti qua. Tià. Ma che mi fai qualche ovetto. Oh, quando è bello che sta iniziando la coltivazione. Finalmente inizia a funzionare. Allora. Vogliamo tornare a po- ah, io da questa parte però non ci sono mai andato, non è che sta perché. Ma perché mi dimentico sempre? Non c'è più. Vogliamo andare a pescare con la pozza d'acqua. Anche se non penso di trovare niente, perché è una pozza troppo piccola comunque. Vediamo se riesco a trovare un pesciolino. Finisco qui la puntata. Si trova niente. Oh, spirito di Sanpei, assistimi. Ok, dobbiamo andare da questa parte, perché da questa parte, anzi da questa parte, era da questa parte, non ricordo più, non so quando ce ne stanno qua, non l'abbiamo vista. Facciamo una cosa, ci mettiamo un punto di riferimento. Mi ricordo che da quella parte c'è qualche cosa. Okay. Dove diavolo era che stava là? Vi ricordate anche voi che c'era quella pozza? C'era l'acqua da qualche parte qua. Che avevo detto, che bella zona quasi quasi. Ma da che parte era? Forse da quella parte. Ah, eccola. Il mio senso dell'orientamento si conferma. Qua è morto, certo. Il mio senso dell'orientamento si conferma schifoso. Visto che mi trovo. Come si dice a fare? Visto che ci troviamo, ci conosciamo. Andiamo via un po' di. Carbone non si rifiuta mai. Trovo qualche pesce, ho bisogno di cucinare. Ok, carbone. Posso anche togliere il punto di riferimento che avevo messo. Risparmiamo sulle torce. Qua c'è carbone ogni volta che vado avanti e trovo... vabbè. È Ubuntu che è sbagliato sul mio orologio. Oh. Ecco.
che cazzo, il pesce paga e ti paga. Dai, dai, proviamo qualche cosa di buono. Proviamo qualche cosa di buono, ti prego. Ecco, sta arrivando, sta arrivando. Troppo presto. Dai, dai, dai. Dai. Ecco. Si va lì. Grande. Pesca fortunata. Niente, non guardare però. Mi sono fatto gli stivali. Così aumentiamo un po' l'armatura. Da qui chi? Vatti davanti tu. Sono seppia di merda. Oh, finalmente. Beh, direi che dopo aver fatto questa un altro tentativo, poi andiamo a casina e concludiamo qui questa puntata, che è stata abbastanza inutile, però siamo riusciti almeno a farci ok, devo proprio dei pesci. Siamo riusciti a fare la canna da pesca, siamo riusciti a fare il farò che mi doveva servire per riuscire a trovare la casa. Cavolo, serve a niente da questa distanza. Ok. Vediamo di fronte a casa. Ah, ecco. È nel passo, eh. Vabbè, ci cuciniamo dei pescetti. Così ci mettiamo un po' in forza. Facciamo un bel panino e concludiamo la puntata. Ah, ci mettiamo anche gli scarponi che abbiamo trovato finalmente. Mettiamoci prima gli scarponi che abbiamo trovato, che fanno schifo, però vabbè, comunque. Mettiamo a cuocere i nostri pesciolini. Dove cavolo stanno? 1 e 2. Ci facciamo la faccia rossa. Così andiamo anche a coltivare altri panini. Sprecato male, vero? Siamo una e due. Piantiamo qua. Prendiamo qua. Ok, aveva bisogno di nota. Aveva bisogno di ruotarsi il suo terreno per iniziare a produrre. Però noto che stanno crescendo più velocemente di quel tappino. Stavo anche facendo così, già. Fatto buio passo in questa zona. Che ci facciamo prima? Ci facciamo prima il paninazzo? No, ci mangi il pesciolino. Questo è qua dentro. La barchetta la mettiamo da parte per un prossimo tentativo di andare all'erbaggio. Si fiorisce, li pianto subito fuori. Diciamo, così partiamo a caso. Una qua. Mettiamo un po' di terra. E ci mettiamo un po' di fiorino. Oh, mangiamoci sti pescettini. Oh, vedi quanto danno tantissima salute. Bene. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo nella prossima puntata della Covidcraft, sperando di riuscire a fare qualche cosa di più interessante. Magari, ah, ecco. Così si vede da sotto.
Magari vediamo se nella prossima puntata riusciamo a trovare, riusciamo ad armarci, riusciamo a fare qualche altra cosa di metallo, se troviamo qualche altro metallo e partiamo per l'avventura. Alla prossima, ciao ciao.